Una messa in mezzo agli ulivi del Getsemani, guardando le mura di Gerusalemme e pregando per il Papa e per la Chiesa. Anche così, nella Città Santa, si è vissuto questo 28 febbraio 2013, l'ultimo giorno da Papa di Benedetto XVI. Ed è una preghiera commossa, vissuta nel luogo dell'agonia di Gesù, quella di questo piccolo gruppo di pellegrini italiani. Siamo tutti con lui e siamo felici di essere qui in questo momento. Siamo tra l'altro in un luogo particolare come il Getsemani, dove c'è tutto il volto della passione di Dio per la nostra storia, che ci permette di guardare a Benedetto XVI come colui che ha espresso questa passione di Dio per la sua Chiesa, anche nei tratti di quella umanità con la quale Gesù stesso ha vissuto il suo abbandono fiducioso al Padre. Anche da Gerusalemme, pellegrini e fedeli locali oggi hanno accompagnato il Papa in una vicinanza spirituale intensissima, forse anche perché vissuta nella terra in cui tutto è cominciato e da cui è partito Pietro, il primo Papa. Come ha detto ieri Benedetto XVI, Gesù non abbandonerà la sua barca. Il suo viaggio in Terra Santa è stato meraviglioso e sempre rimane nella memoria. Umiltà di Benedetto XVI di lasciare una posizione così importante per richiamare tutti, in ciascuno, secondo la propria responsabilità, a servire la Chiesa di Cristo e nient'altro. Stasera alle 20 ora di Roma, alle 21 in Terra Santa, in tutta la Chiesa Madre di Gerusalemme, nelle parrocchie, nei monasteri, si accompagnerà Benedetto XVI con un tempo di preghiera e di ringraziamento, mentre il giorno precedente, l'inizio del conclave, si celebrerà una messa votiva allo Spirito Santo nel Cenacolino, accanto al luogo storico che vide la nascita della Chiesa e l'effusione dello Spirito Santo su Pietro e gli altri apostoli.